Siamo in compagnia del professore Leonardo Frontera. Professore, a distanza di un anno ci ritroviamo qui nella piazza Gio Leonardo di Bonaccutro, dove l'associazione Dalle Presieduto ha organizzato come di consueto la festa di San Giuseppe, offrendo ai cittadini di Cutro un bito di San Giuseppe, la classica pasta e ceci. Comunque quest'anno una festa arricchita di altre novità. Ci vuole raccontare lei qualcosa di più? Ormai è diventata una tradizione, ci dispiacerebbe che questa bella manifestazione morisse. Ecco perché anche ormai i cittadini se l'aspettavano. Durante questi ultimi mesi moltissimi nostri compaesani ci fermavano e si domandavano se anche quest'anno c'era la festa d'un bit, cioè la pasta e ceci per tutta la popolazione. Ovviamente noi abbiamo risposto in modo affermativo, anche perché quest'anno, come vedrete, è arricchita dalla manifestazione e dalla distribuzione dei crustoli, un'altra nostra famosa tradizione che i nostri genitori facevano il giorno di San Giuseppe. Questa manifestazione quest'anno è stata anche voluta da Orizzonte, una nuova associazione che a noi fa molto piacere, che avendo chiesto la collaborazione siamo stati subito disponibili, e infatti vedete come la manifestazione di oggi si è arricchita di molto, come diceva lei. Quindi oggi stiamo vedendo i cittadini che stanno partecipando, c'è un sacco di gente. Abbinate pasta e ceci con i crustoli. Professore, lei è una persona di cultura, di storia cutrese, anche una persona che sa delle tradizioni e appunto ci può raccontare com'è nata questa storia d'Ubiti San Giuseppe, da dove risale? Molto gentile dell'uomo di cultura, la ringrazio. Noi sappiamo che la nostra zona era il granaio di Cutro. In questo mese si seminavano i ceci, infatti i ceci, a differenza del grano, non si semina i primi di ottobre e novembre, ma si semina alla fine di marzo e aprile, cioè in ricorrenza della festa di San Giuseppe. Allora era un segno di buon augurio, anche perché si era nella necessità, si era nel bisogno, e quindi siccome in quel momento, in questa ricorrenza, in questi mesi si venivano a seminare i ceci, prima della semina si faceva questa pasta ceci e si distribuiva ai poveri. Allora, oggi naturalmente è una tradizione più folcloristica che di bisogno, però nei tempi antichi era più di bisogno. Infatti chi aveva questi cereali li avevano soltanto i ricchi, i benestanti, perché seminare i ceci non era di tutti, in quanto prima dovevano comprare le sementi. Ecco perché, come segno di buon augurio, si dava questa festa, questo piatto di pasta e ceci a tutti i vicini che forse moltissimi ne avevano bisogno. Professore, mi corregga se sbaglio, io ricordo che comunque chi ha un Giuseppe in casa ha appunto l'obbligo, tra virgolette, di fare la pasta e ceci e di distribuirla ai vicini. Da cosa deriva anche quest'altra tradizione che si associa anche alla festa del papà? Una tradizione, oggi festa del papà, una volta era festa di San Giuseppe. Mi ricordo che si faceva la processione, il santo girava tutte le feste del paese seguita dalla banda musicale, ed era una festa veramente sentita, e la gente pregava naturalmente che venisse la buona annata, perché l'unica speranza era questa, la buona annata, perché durante l'inverno contraevano tante spese che poi speravano di soddisfarle, di pagarle durante la famosa ricolta, la famosa raccolta. E naturalmente ancora di più lo sentivano coloro che avevano questo nome Giuseppe, o che un Giuseppe era nella loro famiglia. Professore, sicuramente vorrà ringraziare qualcuno perché è stato attorniato da tante persone per organizzare questo evento. Non so se ne vuole approfittare. Prima di tutto ringrazio il mio consiglio d'amministrazione, perché è così attivo e quindi è sempre disponibile, perché voi sapete il nostro motto, la Pro Loco, è a favore del luogo. Cioè, essere volontari oggi è molto difficile, però è molto proficuo, e quindi ringrazio tutti i miei collaboratori. Ringrazio anche il presidente dell'associazione Orizzonti, che speriamo che sia un inizio di una lunga collaborazione, non solo con loro, ma con tutte le altre associazioni che militano e che lavorano volontariamente e disinteressatamente nel nostro paese.